Il Rotary Club Crema, dopo aver concluso il ciclo di conviviali sull'informazione, oggi inizia un nuovo ciclo che riguarda il cibo in vari aspetti, quindi altri 4 incontri che iniziano appunto oggi, con un incontro diciamo più politico perché interessa il territorio, in quanto si va a costituire il nuovo distretto cremasco del cibo, che vede impegnato l'area omogenea e dovrebbe rilanciare anche le aziende cremasche del settore. Perché un distretto del cibo? Per cercare di aggregare le piccole aziende produttrici di prodotti agroalimentari, aggregarle per la produzione, per la trasformazione, per la commercializzazione, ma valorizzando i prodotti vogliamo valorizzare anche il territorio. 48 comuni, quindi stiamo parlando di una realtà molto importante, un'opportunità da saper cogliere al volo perché i tempi ormai sono stretti, abbiamo le risorse umane anche per poter fare queste cose, quindi vale dire tutta una parte tecnica e anche politica che ci sta supportando, da sapere che il nostro territorio è ricco di eccellenze, quindi vediamo di portarle alla discussione, un'opportunità appunto per piccole e medie aziende che serviranno per far partire questo distretto, ma in un secondo momento anche tutte le realtà che collaborano e partecipano a tutte quelle che sono le eccellenze del nostro territorio. Noi abbiamo un obiettivo, una scadenza stringente, che è quello di avere per l'inizio del 2025 l'accreditamento a livello regionale, anche per poi poter partecipare a dei bandi ministeriali del PNR per portare risorse sul territorio e sviluppare, promuovere l'aggregazione sia orizzontale che verticale degli operatori agricoli e delle industrie agroalimentari sul territorio. Questo progetto serve anche non solo per le aziende ma per tutti, perché è anche volano e promotore del turismo sostenibile, della mobilità cicloturistica, visto anche l'incremento di turisti che ha il bacino di Crema e i suoi 48 comuni che compongono il Cremasco.